Due relitti alla deriva, 2000 km a sud-ovest della città australiana di Perth, potrebbero essere parti del Boeing 777 della Malaysian Airlines, scomparso sabato 8 marzo mentre era in volo da Kuala Lumpur a Pechino. Sarebbero state due grandi installazioni militari in Australia, concepite per tenere sotto controllo le attività cinesi, a individuare gli oggetti alla deriva. The satellite image. Le immagini dei satelliti, ha detto un portavoce del governo australiano, mostrano una sagoma di 24 metri. Altre immagini ci arriveranno da satelliti commerciali che sono stati riposizionati in modo da darci foto più nette della zona che stiamo osservando. I relitti sono stati localizzati a 2300 km sud-ovest di Perth, quasi al limite meridionale dell'arco della possibile fuga del volo MH370, stabilita in base all'ultimo contatto satellitare alle 8:11 di sabato 8 marzo. Tutto resta ancora incerto, ma il fatto che mercoledì il premier australiano Tony Abbott lo abbia dichiarato di fronte al Parlamento spinge a credere che possa essere il vero ritrovamento, anche se i parenti dei passeggeri continuano a sperare. Thank you.